Ciao ragazzi, tutti, questo nuovissimo video. Signori, sto preparando anche quello di Brawl Stars, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati. Ragazzi, un strano oggetto, un misterioso oggetto, come avete visto su Fortnite, è stato implementato per sbaglio con la patch 4.2. Sto parlando dell'occhio della tempesta, che forse molti di voi sono riusciti a provare nelle prime ore. Dico prime ore perché, come sapete, la Epic Games dopo qualche oretta lo ha eliminato dal game. In questo video di oggi, signori, vi andrò a dare qualche indicazione riguardo a questo oggetto qui, ma soprattutto vi andrò a far vedere quello che dovrebbe essere, attenzione leaks, il vero occhio della tempesta. Ma andiamo con calma, guardiamo questo video dietro di me. Un utente su YouTube è andato, ha aperto questo baule qui, questo forziere, e ha trovato questo misterioso oggetto, Eye of the Storm Tracker, l'occhio della tempesta. Una volta preso e quindi abilitato, diciamo, nella mappa appare quel cerchio giallo. Che cosa fa quindi questo occhio della tempesta? In poche parole, ci fa vedere la save successiva. Una cosa super comoda, direi. Un vantaggio enorme per chi riesce a trovare questo misterioso oggetto. Sapere quindi la prossima save chiaramente ha dei vantaggi. Ci dà modo di spostarci più facilmente. Ok, ma guardiamo un attimo cosa ha detto la Epic Games riguardo a questo oggetto e poi arriviamo alla parte ancora più interessante. La Epic Games, signori, ci scrive ufficialmente anche dal Discord ufficiale francese che non era previsto il rilascio di questo oggetto in questa patch 4.2 e non possiamo promettere l'eventuale arrivo ufficiale di tale oggetto. Tuttavia speriamo che coloro che sono riusciti a metterci sulle mani si siano divertiti finché è durato. Stiamo sempre sviluppando e sperimentando oggetti creativi e divertenti per i nostri giocatori. Nella patch note 4.2 però vado ancora a menzionare il fatto che il jetpack doveva essere il primo degli oggetti di una nuova linea di oggetti chiamata gli zaini, e questo sta scritto anche sul sito ufficiale notizieepicgames.com. E abbiamo qui infatti lo screen ufficiale: il jetpack è il primo di un nuovo tipo di oggetti, gli zaini. Ok, va bene. Quindi in qualche modo la Epic Games cerca di scusarsi dicendo che non possiamo promettere l'eventuale rilascio di questo oggetto. E va bene. E tra l'altro avete visto anche nel gameplay di prima che l'oggetto trovato per terra, lo zaino nell'inventario e lo zainetto, quindi automaticamente equipaggiato alle spalle, non hanno niente in comune. E questo ci dimostra che davvero è stato un errore di programmazione. Ma guardiamo questa immagine svelata, anche questa seconda immagine, dove abbiamo una riga, una stringa di codice di programmazione all'interno dei game files del gioco Fortnite. C'è una descrizione, leggiamola insieme. Trova l'occhio della tempesta, ancora Eye of the Storm, e dopodiché svela il bottino e i nemici nelle vicinanze. Quindi questa sorta di oggetto con un'antenna potrebbe in realtà svelarci, ripeto raga, sono dei leaks, potrebbe svelare i nemici e il bottino nelle vicinanze e non più la tempesta successiva come nel gameplay precedente. Essendo stato un errore della Epic Games, abbiamo visto quindi le tre non somiglianze tra quegli oggetti. Potrebbe essere qualcosa di plausibile avere quindi un'antenna che sveli i nemici e gli oggetti, o meglio il bottino nelle vicinanze. Cosa ne pensate di questa cosa? Fatemelo sapere raga qua sotto nei commenti. Secondo me è carina come idea ed è plausibile. Ma guardate quest'altro oggetto qui, davvero interessante. Sembra un defibrillatore, dovrebbe essere questo l'oggetto medico. Anche qui abbiamo un secondo screen con il codice sorgente, con la stringa. Ripeto raga, sono leaks, potrebbe essere tutto quanto sbagliato. Leggiamo la descrizione. Porta i tuoi alleati alla vittoria con questo salvavita, anzi con questo equipaggiamento salvavita avanzato. Sembra un defibrillatore ed è praticamente quasi uguale, vedo lì sotto il cerchio, come per il jetpack e come per l'oggetto precedentemente svelato che ho fatto vedere prima di questo. Ok, adesso penserete, Hammer, c'è già il medikit, ed è vero, l'ho pensato anche io. Ma se fosse qualcosa che in qualche modo riesca a rianimare più velocemente, potrebbe essere figo? Secondo me sì. Non so se lo vedremo questo oggetto raga in futuro, potrebbe essere anche magari, non so, tra qualche giorno, non lo posso sapere, ma sembra qualcosa di interessante. Ripeto, sembra un defibrillatore, quindi un vantaggio in più, essendoci anche nella descrizione scritto avanzato, potrebbe fare qualcosa in più rispetto a un medikit, ovviamente, mi aspetterei questo. E la mia idea è stata quella di rianimare un utente a terra, un alleato a terra, più velocemente, magari la metà del tempo. Anche qui, raga, fatemi sapere la vostra nei commenti. Dunque, signori, questo era il video di oggi. Voglio sapere la vostra qua sotto nei commenti. Signori, vi saluto, ci vediamo al prossimo. Ciao!